Ehi, hey, amico. No, grazie, non voglio niente. Ma sono una rosa, non un venditore di rose. Oddio, scusami, è l'abitudine, sai. Avevi bisogno? Sì, dovresti farmi un favore. Dimmi. Ho bisogno di una mano. Ok, e questo l'avevo capito, ma per che cosa? Shh, parla a bassa voce. E la miseria, perché? È top secret. Vabbè, ma siamo io e te qua, chi vuoi che ascolti? Non sono sicura. Prima mi sembrava di avere addosso una cimice. Sì, ma era un insetto, non quel tipo di cimice. Vabbè, parla come vuoi, basta che mi ascolti. Se ti muovessi, ti ascolterei volentieri. Vado dritto al punto. Voglio andare in televisione. Ok, e io cosa c'entro? Beh, tu ci sei già stato. Sì, vabbè, ma ho fatto qualche piccola parte. Dai, non fare il modesto, hai avuto ruoli importanti. Sì, dai. Allora dai, fammi entrare. Sì, ma guarda che non ho tutte queste conoscenze. Ho giusto scambiato due chiacchiere con qualcuno a Colorado, ma... No, no, ma io ho già le idee chiare. Cioè? Voglio andare a Sanremo. Che cosa? Sei sordo? Voglio andare a Sanremo. Non sono sordo, avevo capito, ma la vedo un po' dura. Perché? Secondo te non sarei in grado? No, sai, è che stasera è l'ultima puntata e diventa difficoltoso. Vabbè, chiuderebbe in bellezza. Ma sai, magari non ti darebbero tutta questa visibilità. Non ho visto neanche Fiori sul palco. No, non hai capito, io voglio andare a cantare. Scusami? Ma non ci senti proprio allora? Non avevo capito, ma non si è mai vista una rosa cantare. Cos'è, sei razzista verso le rose? Ma quello è razzista, no? Sarebbe un po' strano però. Mica così tanto. Ma secondo me sì. E poi, ci sono sempre rose nelle canzoni, perché una non potrebbe cantarla una di noi? Vabbè, sei appassionata però. Cantante preferito? Beh, Simone Cristicchi mi sembra ovvio. Beh, non è che sia proprio così ovvio. Sì, invece, è uno dei nostri leader. No, aspetta, non dirmi che perché... Ovvio, non te la ricordi? Ti regalerò una rosa! Scusa, domanda stupida, dovevo arrivarci da solo. Dai, per favore, mi ci porti. Ti prego. Ma dove? A cantare da Sanremo? Certo, ne stiamo parlando da prima. E va bene, dai, ti ci porto. No, aspetta, ma cos'è sta storia? Lui è Remusan, il mio insegnante di Tai Chi. Turrigato. Ma se parla romano? Sì, beh, i suoi erano da Grabadella. Sai, è difficile trovare un giapponese che si chiami Remo. Comunque, io vi saluto, vado. Buona lezione, salve. No, aspetta, no.